Per l'elettrificazione della rete ferroviaria tra Roccaravindola e Isernia, il CIPE destina al Molise risorse per 30 milioni, somme provenienti dal patto per il Sud. Il Comune di Campobasso e l'amministrazione provinciale di Via Roma stipulano l'intesa per la consegna di beni al centro aggregativo giovanile di Via Muricchio. Prima edizione del concorso fotografico gratuito I volti dell'amore, curato da numerose associazioni per la campagna contro il femminicidio. Campobasso e Agnone restano nel girone adriatico, quello che comprende formazioni calcistiche di Abruzzo e Marche, ma anche Romagnole e San Marino. Buon pomeriggio gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. Nuova scossa di terremoto nella tarda mattinata di oggi dopo le 13, segnalata nelle vicinanze di San Pietro Avellana in provincia di Isernia dai sismografi. Scossa in ogni caso quasi impercettibile, di magnitudo 1.5 ad una profondità di oltre 18 km sotto la crosta terrestre. Per gli interventi del Governo nazionale inseriti nel Patto per il Sud, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato per il Molise l'elettrificazione del tratto ferroviario Roccaravindola-Isernia per una spesa pari a 30 milioni di euro. L'approvazione delle nuove risorse da parte del CIPE saranno utilizzate per migliorare la crescita del sistema sui binari e consegnare un grado di competitività più elevato alle ferrovie regionali attraverso investimenti in termini di opportunità e qualità della vita dei comuni. Prevenire la marginalità e il disagio giovanile attraverso la consegna di beni per il centro polivalente di Via Muricchio a Campobasso, collaborazione sancita tra comune e provincia. Un nuovo contenitore sociale a servizio dei giovani sarà presto consegnato a Campobasso nei locali dell'ex edificio scolastico di Via Muricchio. Positiva la stretta di mano tra il comune capoluogo e l'ente provincia per il centro polivalente di aggregazione giovanile per prevenire forme di disagio attraverso l'arte. Una iniziativa molto importante, la collaborazione che c'è tra il comune di Campobasso e la provincia, che continua anche in questa metà di estate, riguarda poi in modo particolare le politiche giovanili, delle politiche rispetto alle quali noi stiamo prestando molta attenzione, politiche sociali, politiche giovanili, e la disponibilità di un contenitore da destinare a centro di aggregazione giovanile. Sarà un punto di riferimento, non sarà l'unico punto all'interno del quale noi riteniamo che i giovani possono fare vita aggregativa e vita sociale. Metteremo a disposizione anche tutti gli altri contenitori già ordinariamente destinati alle politiche per il sociale. È un inizio politica, continuerà anche nei prossimi anni, è un tassello importante. Voglio ringraziare la provincia di Campobasso e il presidente Rosario De Matteis. Oggi la firma della convenzione per la consegna dei beni tra il sindaco Antonio Battista e il presidente della provincia Rosario De Matteis. Immediata cessazione di un'attività di una discoteca appena aperta tra Termoli e Petacciato sulla provinciale 51. Provvedimento emesso dal comune di Termoli dopo i controlli eseguiti dagli agenti di polizia. Dalle segnalazioni sono emerse assenze di permessi e autorizzazioni di pubblico spettacolo e sanitarie richiesti dalla legge. Il titolare dell'attività è stato deferito in violazione alla mancanza di agibilità a tutela dell'incolumità pubblica. Cambiamo argomento. Il segretario regionale UIL del Commercio e Turismo Pasquale Guarracino provocatoriamente invita le persone a non comprare merci in quegli esercizi commerciali che restano aperti nel giorno di Ferragosto. Nasce nel segno della tutela dei lavoratori dipendenti e della possibilità di godere di un giorno di festa come quello dell'imminente Ferragosto. L'invito shock, fortemente provocatorio, di Pasquale Guarracino, segretario regionale della UIL Tux, la categoria della UIL che si occupa dei comparti del commercio, del turismo e dei servizi. Guarracino invita i cittadini a non acquistare alcuna merce in quegli esercizi commerciali che hanno deciso di
tenere aperti i loro negozi a Ferragosto. Noi chiediamo davvero di boicottare i centri commerciali, di boicottare la piccola, la media e la grande distribuzione. C'è una differenza da fare. Non siamo tutti uguali a Ferragosto. Ci sono le forze dell'ordine che lavorano, ci sono i compagni che lavorano nelle mense degli ospedali, ci sono i vigili del fuoco, ci sono la nettezza urbana, c'è tutto un mondo che il 15 di agosto lavora. Ma questo lo sanno i lavoratori alla firma del loro contratto, sanno bene che è diverso. Io non capisco che necessità c'è il 15 d'agosto di avere un centro commerciale aperto. Io non capisco perché fare la spesa a Ferragosto quando abbiamo la possibilità di farlo il giorno prima, il giorno dopo, il giorno prima ancora o il giorno dopo ancora. È assolutamente un fatto ingiustificabile quello di pensare che ci sono i lavoratori della grande distribuzione che devono abbandonare le famiglie anche il giorno di Ferragosto per stare in un centro commerciale dove non ci andrà nessuno. Davvero crediamo che Piazza Cina sia utile a stare aperto o l'MD siano utili a stare aperti il giorno di Ferragosto in Molise? Ma che senso ha? Poi è chiaro che possiamo fare una differenza per quanto riguarda la costa o per quanto riguarda le zone davvero turistiche, e poi anche di turismo qua in Molise una buona volta se ne dovrebbe cominciare a parlare. Ma per quanto riguarda Ferragosto assolutamente non c'è nessuna necessità di stare aperti e di vedere lavoratori che vanno nei centri commerciali. La giunta regionale a Palazzo Vitale ha autorizzato l'azienda sanitaria del Molise ad avviare per i circa 2.000 fornitori l'istruttoria finalizzata alla valutazione della documentazione e alla sussistenza dei requisiti necessari per la liquidazione delle somme economiche. Quasi 800 fornitori vantano crediti dall'ASREM superiori a 10.000 euro, crediti che arrivano fino ad 1 milione di euro in alcuni casi. I volti dell'amore è il tema della prima edizione del concorso fotografico voluto da numerose associazioni che combattono il femminicidio e la violenza di genere. La partecipazione è aperta a fotografi professionisti e amatoriali italiani e stranieri. L'iniziativa è promossa dall'associazione MeToo, quindi sarà quell'associazione che si occuperà di gestire un po' tutta la campagna. Noi l'appoggeremo perché divulgheremo il link al quale i fotografi amatoriali o professionali possono accedere e appunto far partecipare le loro foto. Alla fine decideremo una commissione, tutti i soggetti che parteciperanno a questa iniziativa, e la commissione sceglierà le foto, quelle più rappresentative delle varie forme d'amore, e poi probabilmente, se riusciremo anche con i tempi, vorremmo fare un calendario. L'esposizione è a cura sempre dell'associazione MeToo, che sta decidendo ancora il giorno e la location, e noi ci saremo, appoggeremo questa iniziativa. Un concorso fotografico gratuito e aperto a tutti, denominato 12 sfumature d'amore contro la violenza alle donne. Ed è comunque legato ad una campagna contro il femminicidio, perché tutti i soggetti che sosterranno questa iniziativa sono soggetti che solitamente si occupano di sensibilizzare alla non violenza e di combattere la violenza di genere. Gli scatti fotografici dovranno essere presentati entro il 20 ottobre in formato digitale. Saranno 57 le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato nella scuola molisana, un risultato positivo dopo 2 anni di battaglie sindacali a livello di Ministero dell'Istruzione a Roma. Per tutti la decorrenza economica e giuridica sarà dal 1 settembre di quest'anno. Rimane fortemente critica la CGIL invece sul veto posto dal Ministero circa la decorrenza giuridica delle nomine e il riferimento ad un'unica graduatoria, l'ultima aggiornata nel marzo 2016. Servirà un bando di gara per i lavori di completamento della piscina comunale di Isernia. L'impianto natatorio non è pronto e le spese dovranno essere a carico anche dei gestori. I tempi di riapertura si prevedono forse entro la fine dell'anno. Sindaco,
Quando finiscono le vacanze di questa piscina? E per vacanze, diciamo, il periodo in cui è stata chiusa? Sì, veramente questo che poteva essere uno dei fiori all'occhiello della città, nel senso che si dava un servizio alla nostra città, perché non pensiamo solo agli sportivi al tempo libero, che pure è secondo me un qualcosa di importante da offrire ai nostri concittadini, ma c'è gente che usa la piscina anche per motivi terapeutici. Insomma, è un complesso di esigenze che vanno capite, va data una risposta. Devo dire, è stata encomiabile anche la gestione commissariale, che ha cercato di ridare alla città l'impianto prima possibile e ha proceduto, ritrovando anche le risorse, ha proceduto alla messa in funzione della vasca. Quindi la vasca ha subito degli interventi abbastanza importanti, perché c'è stato il rifacimento, tutte le tubazioni sono state riviste, quindi l'impianto vasca è funzionante. Ma purtroppo tutta la piscina offre una serie di servizi che non ci sono. L'impianto di areazione non è funzionante, abbiamo delle apparecchiature tecniche che mancano, bisogna capire perché mancano, e tutta la parte igienico-sanitaria è da rivedere, quindi abbiamo tutta la parte che riguarda gli spogliatoi, i bagni, le docce, che praticamente sono allo stato inesistenti, ci sono solo i rubinetti, bisogna insomma rivedere tutte queste cose. Mancano gli arredi, cioè questa non è pronta per ospitare i cittadini, i fruitori, quindi non è pronto l'impianto, quindi dobbiamo provvedere a questo. Adesso lo faremo con un bando di gara. Il bando di gara che abbiamo preparato e che si sta completando prevede anche, purtroppo a carico di chi sarà il nuovo gestore, anche una serie di oneri. Nel frattempo ci sono tante altre manifestazioni di interesse di tanti imprenditori, noi insomma cercheremo di mettere un po' d'ordine e dare delle risposte. Quello che noi vorremmo fare prima di tutto è rimettere l'impianto a disposizione della città prima possibile, ma anche risolvere il problema di qui negli anni, cioè dare sempre un servizio di qualità, di efficienza, e che l'impianto non subisca più intoppi come quelli che abbiamo purtroppo dovuto verificare negli ultimi tempi. Ragionevolmente che previsione fa di riapertura? Ma l'esperienza ci dice che un bando di gara richiede almeno un paio di mesi di gestazione, di preparazione, da quando si fa il bando di gara ci saranno un paio di mesi, poi purtroppo ci potrebbero essere eventuali ricorsi, perché sappiamo che i ricorsi amministrativi in questo campo sono molto frequenti, speriamo di no, di fare tutte le cose per bene. E poi chiaramente ci sta degli adeguamenti, l'affidamento, purtroppo occorrono alcuni mesi di tempo, questo è il nostro cruccio, che di non poter riaprire subito. Da martedì 16 fino a tutto il mese di novembre è consentita la campagna vitivinicola in Molise, termine prorogato al 31 dicembre per le uve passite e le fermentazioni. È vietata pertanto qualsiasi fermentazione al di fuori di questo periodo, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o autoclave per la preparazione di spumanti, vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti. Il gruppo pugliese Sud Folk inaugurerà questa sera la 2 giorni del Festival Internazionale del Folklore di scena a Carpinone. L'Italia, rappresentata dal gruppo avellinese di Forino e dai padroni di casa dell'Umaccatur. Sono 2 le giornate, come si snoderanno? Allora, la notte della Taranta con i Sud Folk, un gruppo che ormai viene qui a Carpinone da tantissimi anni, ma questa serata vuole essere una sorta di serata dell'integrazione. Infatti, oltre ai turisti che verranno a godere dello spettacolo, ci saranno anche in piazza alcuni dei gruppi che poi parteciperanno la sera dopo al festival, così per divertirci tutti insieme. Però ci sarà uno stage di danze popolari, per preparare il pubblico poi alla pizzica, alla taranta, alla tarantella, insomma cercheremo di fare proprio una giornata bella, allegra e tutti insieme. Il 12 invece poi il gran galà del folklore con tutti i gruppi che sono presenti sul cartellone, e il tutto inizierà nel pomeriggio intorno alle 5:30 in Piazza Mercato, dove ci sarà la presentazione e poi il corteo fino al palco principale in Piazza Concezione. L'Italia sarà rappresentata non solo dal vostro gruppo ma anche da un altro gruppo.
gruppo? Sì, dal gruppo folk Ballontrecce di Forino, in provincia di Avellino. Insomma, cerchiamo di portare la cultura del paese e in questo caso anche un po' la cultura di tutto il sud Italia. Una grande festa di gioventù, di integrazione, ma soprattutto per la nostra comunità una grande occasione economica. La sera del 12 agosto saranno circa 350 artisti che arrivano da tutto il mondo con il loro costume tradizionale. Andiamo dalla Corea alla Nuova Zelanda, alla Serbia, alla Repubblica Ceca, al Brasile. Voglio dire, quest'anno con la Nuova Zelanda possiamo dire che a Carpinone sono stati tutti quanti i continenti, sono stati presenti alla nostra rassegna. Oggi a Ripalimosani la processione per riportare la statua della Madonna della Neve nella cappella di Contrada Querciglione. Domani pomeriggio invece ci sarà il palio, la storica corsa dei cavalli che partiranno dal tratturo sulla strada che porta a Santo Stefano. I fantini indosseranno i colori delle sei contrade di Ripalimosani: Piazza, Castello, San Rocco, Santa Lucia, Morgione e Villaggi. Feste, sagre, eventi culturali, musica e folklore, numerosi appuntamenti in tutta la regione nell'ambito dell'estate molisana. Seguiamo quali in questo contributo. Un'altra giornata ricca di appuntamenti in Molise, nella provincia di Campobasso, festività della Madonna della Neve con il concerto serale della banda musicale Città di Stilo a Ripalimosani. Seconda giornata dedicata all'Agri Summer Festival invece a Termoli, sempre a Termoli, al Castello Svevo, la mostra di Anna Seviero, al Parco Comunale il tributo ai Pink Floyd. A Petrella Tifernina festa in onore dei Santi Rocco, Gaetano e Filomena. Progetto di retrospettiva cinematografica e tombolata d'estate a Montenero di Bisaccia. A Capracotta vanno avanti le Olimpiadi Popolari con in serata stand gastronomici ed animazione musicale. A Carpinone, primo giorno del Festival del Folklore, giunto alla sua settima edizione con gruppi provenienti dal Brasile, Nuova Zelanda, Corea, Repubblica Ceca, Serbia, Thailandia ed Italia. Ottava edizione del Festival Nuvole a Carovilli. Baccalà in tavola a Rocca Mandolfi, cinema sotto le stelle a Venafro e festa di San Giorgio e Sant'Antonio a Scapoli. A Frosolone, 21ª mostra delle forbici e dei coltelli. Ultimo giorno infine della Sagra del Soffritto a Cerro al Volturno. E ricordiamo che a Termoli per la manifestazione nel Borgo Vecchio Agri Summer Food l'apertura odierna degli stand alle ore 19. In serata l'appuntamento Tesoro Enogastronomico Molisano, conduce il dibattito Paolo Massobrio. Siamo adesso come ogni giorno alle previsioni del tempo. Cielo coperto e piogge sparse nella prima parte della giornata sul Molise, sensibile calo delle temperature, comprese oggi tra la minima di 16 gradi a Campobasso e la massima di 25 ad Isernia, ventilazione settentrionale, mare Adriatico mosso. In serata il passaggio dei corpi nuvolosi sulla regione, domattina il cielo tornerà soleggiato, valori climatici in leggera ripresa, venti da nord. Iniziamo dal calcio, di nuovo nel girone F della Serie D sono state oggi inserite le Molisane e Campobasso e Olimpia Agnonese, quindi girone Adriatico, un raggruppamento a 18 squadre che comprende inoltre 4 formazioni abruzzesi, 8 marchigiane, 3 romagnole e il San Marino. La Coppa Italia per i dilettanti inizierà il 21 agosto. Vediamo la grafica del nuovo girone. Chieti, Pineto, San Nicolò e Vastese per l'Abruzzo, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Jesina, Matelica, Monticelli, Recanatese, Vis Pesaro per le Marche, Campobasso, Olimpia, Agnonese per il Molise, Alfonsine, Romagna Centro e San Maurese per l'Emilia Romagna e San Marino. Cambiamo
Disciplina, passiamo alla società di calcio a 5 Chaminade Campobasso che ha riconfermato 5 calciatori protagonisti dell'ultima stagione nel campionato di Serie B. Il portiere Al Aswad, i laterali Pescolla e Oriente, gli under Petrella e Villani. Il mercato della Chaminade si rivolgerà ora su qualche giocatore più esperto che possa fungere da chioccia al giovane gruppo a disposizione del tecnico Paolo Pizzuto. Con l'undicesimo tempo assoluto e secondo nella categoria M40, Pompilio Sciulli, primo cittadino di Pescopennataro, è stato il migliore degli atleti molisani nella corsa su strada a Villa Santa Maria in provincia di Chieti, sulla distanza di 8 km. Il Molise è stato presente in Abruzzo con tre società, l'Atletica Agnone, la Polisportiva Molise e l'Atletica Venafro. Secondo posto per Sergio Lanzilli tra gli M45 e Fernando Zarlenga nella categoria M65. E questa era la nostra ultima notizia, quindi abbiamo chiuso con l'Atletica Leggera. Grazie, a risentirci alle prossime edizioni.